Un vertice per archiviare le tensioni diplomatiche degli ultimi mesi e rilanciare la collaborazione tra Francia ed Italia. A Palazzo Chigi è andata in scena la cena della pace tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron. Numerosi i temi in agenda, dal conflitto in Libia alla gestione dell'immigrazione, argomenti già affrontati nel recente G7 di Biarritz. L'Unione Europea non ha dato prova di sufficiente solidarietà con i paesi di primo approdo, in particolare con l'Italia. La Francia è pronta a evolvere su questo punto nell'ambito della revisione completa degli accordi di Dublino. Auspico che si lavori insieme a una soluzione nuova, più forte e più solidale. Sulla stessa linea anche il premier italiano, che ha invitato Macron a tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale in programma a inizio 2020. Siamo in una fase cruciale, lavoreremo con una nuova commissione che sicuramente, da quanto ci ha anticipato, ci offrirà l'occasione per lavorare alla crescita economica, maggiore occupazione, maggiore sicurezza e coesione sociale nel nostro continente. Prima di incontrare Conte, Macron era salito al Quirinale per una visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron a Roma segna il ritorno dell'Italia all'interno della famiglia europeista, ma serve anche per stringere alleanze strategiche. Da un lato la Francia di Macron, che vuole ereditare un ruolo guida in Europa che era della Merkel, dall'altro l'Italia, che insieme alla Francia vuole vincere la partita sui conti per ottenere maggiore flessibilità dall'Europa. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.